Veneto Friulano. Beh, io le farei rispondere alla domanda che abbiamo sottoposto ai nostri telespettatori: i cattolici che non accolgono i clandestini restino fuori dalla chiesa, lei è d'accordo? Beh, io, a parte che non sono un frequentatore di sacrestie e di chiese, quindi non è che mi pongo il problema, però voglio dire, coerenza vorrebbe che secondo gli insegnamenti di Cristo dovrebbero appunto dovrebbero accoglierli, però dico anche che in Vaticano esiste il reato di clandestinità, quindi perlomeno levino quello prima, diano il buon esempio loro prima di giudicare e di tenere fuori dalle chiese le pecorelle smarrite in questo caso. Ecco, Sartor, ieri il nostro direttore ha lanciato forse come una provocazione, però io la rilancio. Tolotta avrebbe la possibilità, secondo lei, a Valle Noncello, di istituire una tendopoli al posto, naturalmente, di istituirla in centro Pordenone per l'accoglienza? Ma io sono per il rispetto della legalità. Se uno si presenta con i documenti, viene da un paese in guerra oppure con delle problematiche di violenze, è chiaro che secondo la legge del diritto internazionale dobbiamo accoglierli e appunto difenderli. Ma se gente si presenta di qualsiasi risma e di qualsiasi provenienza si presenta senza documenti, vuol dire che evidentemente c'è un disegno dietro. Se ti presenti senza documenti, magari dici che vieni dal Sudan piuttosto che dal Marocco, è chiaro che non si può permettere un'accoglienza di questo tipo. Certo, una battuta proprio velocissima, una rondine ovviamente non fa primavera. Ieri lei ha avuto insomma un caso che ha voluto raccontare anche su Facebook, che riguarda proprio un immigrato che si è presentato al suo negozio e ha chiesto un cellulare, non ci arrivava con i soldi, lei cosa ha fatto? Io gli ho detto va bene, siccome ho visto nei suoi occhi, anche nella sua educazione, ho intravisto qualcosa di positivo, gli ho detto va bene, me li porti domani. Puntualmente si è verificato che lui gli ha portati i soldi che mancavano all'orario preciso, quindi voglio dire, una rondine non farà primavera, però fa un bel vedere. Ecco, bene. Grazie a Gianni Sartor, che è presidente del Parlamento Friulano. Allora, l'ISO